Carissimi Pogonotomaniaci, bentornati, bentrovati sul canale di Pogonotomania. Questa sera, sabato sera, sabato tarda sera, andrò a provare il primo Razorock Game Changer della serie che vi proposi nei video precedenti, ergo il 68P. Adesso non ho qua gli occhiali. No, dai, il 68P. Sì, 68P. Che ho usato già un po' di volte, e lo andrò ad armare con, l'avrete visto dalla locandina, la mia solita Bic, lametta che per alcuni non taglia, fa schifo, irrita, che volete. A me piacciono le cose che non tagliano, irritano e fanno schifo. Secondo me è ottima lama. Allora, rasoietto che ho provato un po' di volte. Vi ricordo, ma l'avrete già visto, il modo di inserimento della lama particolare: si appoggia sulla base portalametta, si inserisce la struttura coprilama e si avvita poi il tutto. Come specificato nel video precedente, utilizzerò il manico UFO, quindi il rasoio con un gap da 0,68, quindi poco più di mezzo millimetro. Poca roba, e però attenzione con un'esposizione positiva della lametta. Barba di un giorno e mezzo, sarebbe stato un giorno questa mattina, però stamattina abbiate pazienza, mi sono svegliato alle 6, non avevo proprio voglia di mettermi lì a fare il video e proporre una rasatura. Beatrix di Toscana Factory Lab, mamma mia, cosa non è questo sapone? Poco adatto, a mio modestissimo parere, per la stagione calda, ma anche oggi pioggia, tempo brutto, freddo, strepitoso, strepitoso. L'ultima volta, si vede dal segno lasciato dal cucchiaino all'interno della ciotolina, ho montato il sapone in ciotola, previo prelievo col cucchiaino, oggi andrò a prelevare direttamente dalla ciotolina con questo HK sintetico. Non avevo voglia, non avevo tempo, non ho avuto tempo di preparare nessun pennello in setola animale. Questo sapone è uno spettacolo. Ve l'ho detto, barba di un giorno e mezzo, sì. Pennello caricato. Allora, non devi evitare di fare casini, aspettate un attimo, sciacquatina del viso e andiamo a provare questo rasoietto. Bello, eh? Bello, bello, bello. Allora, vado a recuperare un po' di sapone che è rimasto qui nella ciotolina a mo' di sì, prebarba. Questo è sapone allo stato puro e via. Ah, caldo, avvolgente, questa rosa, questa terra, questo caffè. Ottimo pennellino. Ho visto i nuovi pennelli. Bruno non mi informa di queste cose, mi trascura. Nuovi pennelli maggiorati, quindi dal ciuffo molto grande, molto bello. Ci farò un pensierino. Forse, boh, non lo so. Prenderò quello in cavallo. Non ho nessun pennello in cavallo. Questo mi ispira particolarmente. Intanto questa IB2 necessita di acqua. Tanta acqua. Sapone è spettacolare e andiamo di Razorock Game Changer 068 armato di lametta Bic.
No, dicono, si vede dall'espressione cosa ne penso di questo strumentino. Allora, io acquistai l'84. Sapete cosa io ne pensi del Rex Envoy e consigliai l'acquisto fra i due dell'84. Questo rasoietto. Qualcosa di strepitoso. No, passo sul pomo d'Adamo, che è il mio punto debole, delicato, ma questa esposizione positiva dà quel friccichino in più, tipo non lo so, le bollicine del prosecco, ecco. Rasoio che permette virtuosismi, ribadisco, l'ho provato un po' di volte, in rasature quotidiane, quindi questa è la prima da un giorno e mezzo, ma capirai, un giorno e mezzo, 2 giorni, 3 giorni, poco cambia. Sciacquatina al viso, altro passaggio perché meritano. Sia questo sapone strepitoso che il rasoio, ma anche il pennello, anche la lametta. Questo connubio è paradisiaco, secondo me. Lo dico, lo dico, lo dico. Credo che sia il mio sapone preferito di TF Lab. Ma non lo so, questo è 100% nelle mie corde. Malgrado sia contenga questo profumo di rosa, è un insieme di aromi troppo evocativo, troppo buono. Secondo me surclassa anche, come si chiamava, Flowerence. Ma che buono che è. Ecco, non lo userei nella stagione molto calda, perché mi dà proprio di avvolgente, di terroso. Rasatura strepitosa. Vado di traverso. L'ho provato anche in contropelo, eh. Lo sconsiglio il contropelo con questo rasoio perché arriva al BBS, ti porta al BBS, logicamente a patto di usarlo correttamente col giusto angolo, però è un peccato perché il giorno dopo avresti poco da tagliare, sarebbe inutile, superflua la rasatura e è un rasoio che merita l'utilizzo quotidiano. Mamma mia, basta. Basta, basta, perché poi ti fai prendere la mano, porca miseria. Allora, sciacquatino all'arsenale. Ha risparmiato pure il pelo di pernico, quindi lo sto portando dietro da 10 giorni praticamente. Sciacquatina al viso e torno subito. Mamma mia, mi sono messo sapone anche all'interno della chiocciola del timpano. Bene. Sciacquatina, cioè asciugatina.
Dopo una giornatina come questa ci voleva proprio. Ovviamente, after, quindi dopo barba, Beatrix. Che buono che è, porca pizzicore piacevolissimo. Ah, ma io me ne metto ancora, ma chi se ne frega. Oh, mi piace proprio. Che ci devo fare? Allora, da cosa partiamo? Dalle cose più semplici. Pennellino HK, non so se si trovi in commercio, io non mi ricordo neanche dove l'abbia acquistato, forse in un negozio fisico qui a Monza, in quel di Monza, molto valido come sintetico, è uno fra i sintetici che mi piace maggiormente. Sapone, questo Beatrix, a mio modesto parere è un'opera d'arte, è qualcosa di boh. È spettacolare, spettacolare. Ribadisco, non lo utilizzerei nella stagione calda, perché è molto caldo per me come sapone, però autunno, inverno, queste giornate così. Allora, no, allora avevo messo qui quello senza profumo di Nordic Shaving, perché ho detto così mi concentro sul rasoio, non sto a spendere parole sul sapone, vabbè, chi se ne frega. Poi, vista la giornata odierna, ho optato per questo e ne sono profondamente contento. Ottimo, ovviamente anche il dopobarba che riprende l'aroma che ho ben descritto nel video dove parlavo di Beatrix del sapone, ma arriviamo lui, questo Razorock Game Changer. Ammazza, 12 minuti ha già fatto la barba. Ma quanto è bello, quanto è piacevole da utilizzare. È il rasoio quotidiano per eccellenza. Va bene per chi inizia, ma secondo me sì, per una volta, ma sì, va bene anche per chi inizia perché è delicato, quasi, quasi. Ricordatevi che è sempre un rasoio. Quasi impossibile tagliarsi, quella sensazione di presenza della lametta, perché per via dell'esposizione positiva, veramente piacevole. Allora, questa sera vado oltre, dico cose che non ho mai detto. Probabilmente, se non dovessi produrre video e dovessi affidarmi a una rasatura quotidiana, credo che sia il rasoio definitivo. Punto. Basta. Stop. Rasatura quotidiana, questo. Ma con troppe. Sì, puoi fare il contropelo, va oltre questo livello di rasatura che ho ottenuto io. Sicuramente, io sono arrivato ad avere un BBS pieno, tattile, senza sanguinamenti. Senza sanguinamenti, e è un peccato perché il giorno dopo non dovresti utilizzare, non dovresti proporti la rasatura perché il viso sarebbe completamente liscio e vabbè, aspetti un giorno in più, ma un singolo passaggio, passaggio più le correzioni o due passaggi come ho proposto io in questo video di questa sera, secondo me è nel suo mondo. È qualcosa di veramente piacevole, molto bello da utilizzare. Non ho memoria, così, visto che è passato tanto tempo, dell'84. Gli altri, quindi, cos'è, 76 e l'1.05, non li ho ancora utilizzati. Probabilmente passerò da questo all'84 per percepire meglio le differenze, poi vedremo se il 76 è probabilmente quella cosa che non serve assolutamente perché si trova nel mezzo. Come giustamente qualcuno ha fatto notare nei commenti, vabbè, cosa facciamo? Andiamo avanti di un decimo alla volta, facciamo 50 testine e le prendiamo tutte. No, non è necessario comprarle tutte, ribadisco, io lo faccio per questioni di canale, questioni di video. In questo momento mi esprimo su questo 0,68,
Stupendo, per la rasatura quotidiana è veramente un rasoio molto bello, molto ben fatto. Giustifica il costo? Sì, tutto quello che volete ve lo consiglio? Sì, punto. Queste sono le mie considerazioni. Carissimi, adesso vado a riposarmi un pochino perché è stata una giornata veramente pesante, pulisco tutto e me ne vado. Non so quando proporrò il prossimo video, credo, penso di portare l'84, vedremo cosa mi frulla nel cervello. Nel frattempo auguro a tutti una splendida domenica, ci vediamo prossimamente, ciao a tutti, un abbraccione da Andrea e dal canale di Pogonotomania e come sempre fate i bravi, ciao, ci vediamo alla prossima.